Buongiorno a tutti, in questo breve dialogo con voi parlerò di un tema molto caro a ciascuno, cioè il tema del lavoro. Voi vi chiederete perché un filosofo parla del lavoro? Tra l'altro un filosofo che parla del lavoro facendo uno dei lavori più inutili della storia dell'umanità, per come noi veniamo considerati. La risposta è molto semplice, perché siamo in un contesto di cambiamento, di trasformazione di paradigma sociale, per cui il tema del lavoro viene ad avere una funzione che è davvero ricapitolativa. Voglio con questo dire che attraverso il tema del lavoro noi in realtà possiamo parlare di qualunque cosa e in particolare di tutte quelle strutture complesse, di tutti quelli che venivano chiamati fatti sociali totali e in modo ancora più particolare di quella particolare e determinata condizione del legame sociale che definiamo società moderna e della sua fine. La cosiddetta fine del lavoro, più tardi spiegherò che cosa vuol dire, non è altro che la fine di un'organizzazione sociale dentro cui noi siamo nati, dentro cui siamo cresciuti e dentro cui, vi rassicuro, non so se è una rassicurazione, non moriremo. Per spiegare questo percorso, parto dalla mia biografia. Vi faccio un racconto. Il racconto è questo: io appartengo a una generazione di mezzo, che non è una generazione perduta, ma quasi, ed è la generazione che per prima, o tra le prime ovviamente, non esageriamo, ha sperimentato l'essere precari. La mia è una generazione che si può definire come la generazione dei precari. Quando io ho sperimentato il precariato, l'ho sperimentato per un buon numero di anni, un bel numero di anni, ho sempre pensato con quella superiorità che denota qualunque generazione rispetto alle altre, che la mia fosse la generazione più sfortunata. E fosse la generazione più sfortunata per un motivo molto semplice, mi dicevo, mi raccontavo in quei momenti di precariato. Perché la mia generazione è una generazione che è cresciuta con le aspettative dei padri. E le aspettative dei padri erano le aspettative di quella che nella tradizione di studi si definisce la società del lavoro. Dunque io sono cresciuto con le aspettative dei padri e mi sono ritrovato dentro un mondo che senza avvertirmi mi ha costretto a riformattarmi. In contraddizione con quelle aspettative. Questo è il primo passaggio che vi faccio. In termini teorici, che vuol dire? Vuol dire molto semplicemente questo: quelle aspettative dei padri avevano a che fare con una società che era fondata sul lavoro, quello che l'articolo della Costituzione ci ricorda costantemente, la società dei lavoratori. Il lavoro non era un accidente tra gli altri. Nella società moderna, nel modo in cui le società si sono organizzate in Occidente, nella modernità, lavorare non era uguale a divertirsi. Lavorare era il modo attraverso cui noi potevamo ottenere una identità sociale. È per questo che un grande filosofo, sociologo, pensatore del lavoro, che si chiama André Gorz, ha potuto scrivere in più articoli e in più libri che il lavoro, per come noi lo intendiamo, è una invenzione della modernità. Prima della modernità non c'era il lavoro. Prima della modernità c'era tutt'altro, c'era il lavoro di sussistenza, c'era il lavoro del contadino che curava il proprio orto da cui poteva prendere i mezzi di sussistenza. Dopo la modernità, con l'invenzione del lavoro, arriva questo strano artificio che è appunto il lavoro pubblico. Che cos'è il lavoro pubblico? È il lavoro dentro cui noi abbiamo perso l'immediata proprietà, l'immediato accesso a ciò che viene prodotto nel lavoro stesso. E in cambio di tutto questo non abbiamo ottenuto soltanto la retribuzione, abbiamo ottenuto anche dei diritti. Il lavoro era il modo attraverso cui il lavoratore era la figura attraverso cui l'essere umano, moderno, entrava all'interno della società e veniva garantito dall'inizio alla fine. Ecco perché, come vi dicevo, la società dei nostri padri era la società del lavoro e il lavoro assumeva questa funzione centrale. Allora, tornando
al racconto, al piccolo racconto che vi ho fatto. Io incarno il primo passaggio, ovviamente me ne sono molti di più, ma adesso è semplicemente per sintetizzare. Il primo passaggio è dalla società del lavoro, per come ve l'ho molto sinteticamente descritta, alla società dei precari. Che cosa succede nella società dei precari? Succede una cosa, anche questa ovviamente semplificando, una cosa molto semplice, succede che il lavoro diventa una variante analoga al capitale. È un discorso piuttosto lungo e piuttosto complesso, ma l'invenzione del lavoro moderno non è altro che l'invenzione del conflitto tra capitale e lavoro. Il lavoro, nel momento in cui viene estraniato, cioè viene tolto dalla proprietà del lavoratore, diventa una funzione interna alla riproduzione del capitale, cioè serve a fare profitto, molto semplicemente. A un certo punto il capitale avverte l'esigenza di muoversi, di andare a cercare i luoghi dove il profitto può essere maggiore. Il capitale diventa volatile, si volatilizza non nel senso, come vedremo, non solo nel senso della finanziarizzazione, ma anche nel senso che va a cercare i posti dove può riprodursi meglio. Per fare questo c'è bisogno di fare questo passaggio, è il passaggio che anche il lavoro sia reso flessibile a misura del capitale. Se il capitale ha bisogno di tempi e di spazi il più possibile elastici, questi tempi e spazi devono essere rispettati persino dal lavoro. Il precariato in fondo non è nient'altro, il lavoro diventa una funzione del capitale, come è sempre stato, ma diventa una funzione non più conflittuale al capitale, diventa una funzione perfettamente asservita ai tempi, agli spazi e ai modi della riproduzione del capitale. Io ho pensato, nella mia esperienza biografica, che una riflessione su questo passaggio potesse indurre a una riflessione approfondita e definitiva sul passaggio di stato della nostra società. Nel senso che il passaggio dal lavoro al precariato, dalla società del lavoro alla società del precariato, è appunto un passaggio di società. Le motivazioni per cui le cose stanno così sono molto chiare, sono la nostra stessa vita. Nel senso che la figura del precario, come sapete, non è semplicemente una figura del lavoro, ma è una figura dell'antropologia. Ci sono delle conseguenze antropologiche nel precariato, che abbiamo sperimentato tutti nel precariato, per cui il precariato non è semplicemente avere un lavoro e poi non averlo più o modificarlo ricondurlo alle esigenze del capitale. Il precariato è una condizione di vita che ti compromette alcune funzioni sociali essenziali. Pensiamo per esempio al non detto, ma al fatto che il precariato è di fatto una politica della famiglia o una politica della controfamiglia, e questo molto spesso viene dimenticato. È lì che comincia la compromissione e l'erosione del legame familiare nell'Europa degli ultimi 20 anni, diciamo. E dunque la società del precariato è innanzitutto una società con delle conseguenze antropologiche e con dei riflessi che si accentuano e si applicano rispetto alle condizioni materiali di vita delle persone che ci abitano. E però io sbagliavo profezia. Perché sbagliavo profezia? Perché io immaginavo che le generazioni successive alla mia sarebbero state generazioni più fortunate, per un motivo, se volete, anche un po' cinico, ma molto semplice. Perché pensavo che le persone che venivano dopo di me sarebbero state più fortunate perché almeno sarebbero state precarie senza più fare i conti con introiezione dei modelli dei padri. Pensavo questo, a me mi hanno gettato in un mondo per cui non ero preparato. Alle persone che verranno dopo li getteranno dentro questo stesso mondo, ma almeno loro saranno preparati, non avranno da fare i conti con il senso di misconoscimento sociale e interiore che il precariato ha dato alle persone che sono cresciute con le aspettative dei padri. Sbagliavo. Le generazioni che sono venute dopo di me sono decisamente più sfortunate.
E perché sono più sfortunate? Sono più sfortunate perché siamo passati adesso dalla società del precariato alla società della disoccupazione. La prospettiva giovanile non è più quella di trovare un lavoro saltuario, ma è quella di non trovare più lavoro. Se voi leggete tra i tanti dati che sono in giro in questi ultimi mesi, ce n'è uno che è probabilmente il dato più rilevante, perché è un dato che in nuce rappresenta la fine del contratto sociale. Ed è il dato sulla disoccupazione giovanile in Italia. La disoccupazione giovanile in Italia sfiora il 40%. Il 40% di giovani disoccupati vuol dire un micro mondo, una parte cospicua di questa società. Non è una parte marginale, non stiamo più parlando di lavorare sui margini, stiamo invece discutendo di qualcosa che ha a che fare col fatto che i margini sono diventati quantitativamente il centro. C'è una motivazione? C'è una motivazione filosofica, teorica, che possa giustificare questo salto di dequalificazione, non di qualità? Io credo di sì. Io credo che la motivazione sia da ritrovare ancora dentro quel classico rapporto che prima vi ho delineato molto velocemente, che è il rapporto fra capitale e lavoro. Ha a che fare con un passaggio, che è quello che un sociologo italiano assai interessante, che vi consiglio di leggere, cioè Luciano Gallino, definisce il finance-capitalismo. Quando noi sentiamo nei telegiornali, nelle discussioni pubbliche, che il debito decide delle nostre politiche pubbliche, noi in fondo stiamo incontrando questa nuova figura antroposociale, che è la figura non più dell'uomo indebitato, la figura tipica del capitalismo, ma dello Stato indebitato, una figura che mette lo Stato in soggezione di fronte alle banche, per dirla in maniera piuttosto brutale. Perché avviene questo? Perché c'è stato questo salto di qualità per cui la globalizzazione si è imposta come globalizzazione finanziaria e in questo momento sembra che l'economia reale ceda il passo all'economia finanziaria? Ceda il passo vuol dire non che venga sostituita, vuol dire che ne è completamente succube. L'economia della produzione ha bisogno del prestito dell'economia della finanza, si potrebbe dire così. Il motivo è semplice, perché la finanza è un altro modo per accumulare. La finanza è un gioco attraverso cui il capitale ha compreso di poter autoriprodursi, quindi di poter trarre profitto, possiamo dire così, senza avere più bisogno del lavoro. La funzione del lavoro non è più una funzione economica, ovviamente sto esagerando perché tutto ciò non concerne l'economia della produzione, ma l'economia della produzione è appunto marginale perché è ormai sottomessa al dominio dell'economia della finanza. Il lavoro non serve all'economia della finanza e se serve, serve non in funzione diretta, cioè non per riprodurre il capitale, ma tutt'al più per una funzione indiretta, cioè per continuare a dare un contesto sociale in grado di perpetuare l'ordine costituito, di perpetuare questo ordine di dominio, questo ordine del discorso. La funzione del lavoro è una funzione meramente sociale e meramente, mi si passi la provocazione, assistenziale. Le politiche del lavoro oggi sono politiche assistenziali, esattamente come le erano un tempo, ma se volete in maniera ancora più aggravata, perché appunto non servono più alla funzione principale del reale, che è la funzione della riproduzione del capitale attraverso semplicemente se stesso. Questo è il passaggio che abbiamo compiuto, è l'ultimo salto di dequalificazione, il passaggio dalla società del lavoro alla società dei precari, alla società dei disoccupati. Credo che anche la filosofia e anche la storia e la cultura debbano e possano servire per avere una forma di responsabilità civile e costruire modelli di società che ci permettano di andare avanti e non tornare indietro. Grazie.